Conosci la bestia del Jersey? Quello che vedi è il killer mascherato che ha dato ispirazione a miriadi di film horror. Non aprite quella porta è un chiaro esempio. Ma chi si cela sotto alla maschera? Chi è il boogeyman? L'uomo nero? L'animale che terrorizzò un'intera isola con i suoi crimini efferati. Scopriamolo insieme in questo nuovo video che fa parte della rubrica True Crime chiamata SKS. Serial killer sconosciuti. Fine anni 50, l'isola di Jersey, posta nel canale della Manica tra le coste francesi e quelle inglesi, si prepara alla festa annuale dei fiori, una sorta di sfilata carnevalesca con dei carri floreali. Il tutto dopo essere stata recentemente occupata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la guerra e la sua liberazione, la popolazione dell'isola di Jersey è finalmente libera, felice e spensierata. La vita in generale sull'isola è molto tranquilla. I ragazzi ballano il rock and roll di Elvis Presley e le ragazze canticchiano le melodie di Edith Piaf. Intanto, nel vicinissimo Regno Unito, una nuova band promettente emerge dai sobborghi londinesi. Cosa poteva mai scuotere le menti dei 30.000 abitanti dell'isola? Novembre 1957, Jersey Island, zona Montalla Bay. Area rurale Saint-Étienne. Un'infermiera di 29 anni finisce il suo turno di lavoro, probabilmente al Jersey General Hospital. È sera e vuole solo tornare a casa, riposarsi, cenare con del buon vino francese, ma prima di tutto questo deve prendere l'autobus, come ogni giorno. Così esce dall'ospedale, si dirige alla prima fermata del bus più vicina e poi aspetta. Ha il timore che il bus faccia in ritardo o che semplicemente non passi, che la corsa venga cancellata. Non vede l'ora di potersi comprare un'automobile, così da evitare di usare i mezzi pubblici. Aspetta e aspetta ancora, ma dopo mezz'ora il mezzo non si presenta alla fermata. Per l'infermiera sembra che quella non sia proprio la sua giornata fortunata, ma proprio quando si decide a tornare all'ospedale in cerca magari di un passaggio da parte di una collega, ecco che un uomo, alquanto sospetto già a prima vista, con il viso coperto da una sciarpa, si avvicina a lei. Passo dopo passo il cuore dell'infermiera batte sempre più forte. Lei sapeva dentro di sé che quell'uomo non aveva buone intenzioni, ma non poté fare altro che aspettare. Ferma e immobile, che quell'individuo passasse oltre. Ma quando fu a qualche metro da lei, ecco che di scatto e senza esitazione tirò fuori dal cappotto una specie di corda che avvolse subito attorno al collo della ragazza, cingendola e facendola svenire. L'infermiera si risvegliò in un vasto campo agricolo, nascosto dal resto della civiltà. Davanti a sé si ritrovò lui, lo stesso uomo che la aggredì e la rapì poco prima. In quella mezz'ora l'uomo la picchiò e abusò violentemente di lei, per poi concludere lasciandola stremata e gravemente ferita al suolo, in quel campo, da sola, senza nessuno a poterla aiutare. La donna riuscì comunque a sopravvivere e a trovare soccorsi. Raccontò poi alle autorità alcuni indizi che sarebbero stati fondamentali per le future ricerche. L'aggressore aveva uno strano accento irlandese, pronunciato molto male. Il suo odore poi era ripugnante, sapeva di muffa. Inizialmente questo parve un caso isolato, senza correlazioni importanti con altri casi simili avvenuti sull'isola. Ma ben presto le autorità dovettero ricredersi e rivalutare la gravità di questo crimine. Ciò che conta maggiormente fu che l'infermiera si salvò, nonostante le innumerevoli cicatrici sia mentali che fisiche provocate da questo incidente. 1958, distretto Trinity. È passato quasi un anno da quando l'infermiera è stata aggredita e da allora non si sono più verificati casi di questa entità e di questa gravità sull'isola. La gente del posto si dimenticò molto in fretta dell'accaduto, pensando appunto che si trattasse di un caso isolato. Gli occhi degli isolani erano puntati verso lo spazio, dove la vicina Russia aveva appena spedito lo Sputnik. Il timore di una terza guerra mondiale si stava alimentando. La guerra fredda
fredda stava continuando e non sembrava voler cessare. Ma qualcosa nel buio stava riemergendo, qualcosa che avrebbe preso nuovamente alla sprovvista l'isola di Jersey, facendola sprofondare definitivamente nella paura e nel terrore. È una tranquilla serata di marzo nel distretto Trinity. Una ragazza di 20 anni, cameriera, sta aspettando l'autobus, ignara del pericolo e del crimine commesso soltanto un anno prima. Stessa dinamica, stesso modus operandi. L'uomo dal viso coperto aggredisce di spalle la donna, la rapisce, le lega la corda attorno al collo, la trascina in un campo isolato e poi abusa di lei. Finito lo sporco lavoro, la abbandona e fugge. La donna ferita si salva, va dalla polizia per denunciare tutto l'accaduto, ma le forze dell'ordine le danno poco peso, in quanto gli era già noto che la ragazza fosse fidanzata con un uomo violento e che dunque si potesse star inventando tutto. Come se non bastasse, la ragazza in questione rimarrà incinta per colpa di questo abuso, proprio dal suo aggressore. In futuro poi non abortirà, farà nascere il bambino e lo darà in affidamento. La donna, comunque traumatizzata da tutto ciò, deciderà poi di trasferirsi e di andarsene definitivamente dall'isola. Pochi mesi dopo, più precisamente a luglio, la stessa sequela di eventi accade di nuovo, sempre nel distretto Trinity, sempre ai danni di una ragazza, questa volta dell'età di 31 anni e sempre nello stesso identico modo. Con lei eravamo arrivati a quota 3 vittime nel corso di un singolo anno e riconducibili molto probabilmente allo stesso uomo. Le ragazze, giovani e adulte, iniziarono giustamente ad avere paura e timore di prendere l'autobus dopo un certo orario. La voce poi cominciò a spargersi sull'isola. I giornali locali, i notiziari, insomma tutti i media iniziavano a parlare e a divulgare ciò che era successo. La bestia di Jersey fu questo il soprannome che gli venne dato. Le testimonianze delle sopravvissute concordavano estremamente fra di loro. Concordavano sull'aspetto dell'aggressore, sul suo odore, ma ancora nessuna di loro riusciva a descriverne il viso, dato che era spesso e volentieri coperto. A quel punto, per un altro anno scarso, il mostro rimase in letargo, forse per calmare le acque o chissà per quale altro assurdo motivo. 1959, distretto Grooville. È estate, le giornate si allungano, le ragazze sono tornate a vivere serenamente e a uscire di casa anche durante le ore serali, ma questa volta non si sono di certo dimenticate dei crimini commessi dalla bestia del Jersey. Molte di loro si rifiutano tuttora di prendere l'autobus durante le ore serali, altre sottovalutano il pericolo e non ci danno troppo peso, ma è qui che la bestia inizia ad alzare il tiro, prendendo di mira sempre ragazze più giovani, molto più giovani. La prossima vittima aveva 15 anni, un adolescente che probabilmente frequentava la parrocchia di Grooville. Magari amava semplicemente ascoltare la messa o aiutava il prete con le sue faccende. Magari era una chirichetta. Di certo c'è che anche lei stava tornando a casa quella notte e non stava nemmeno prendendo l'autobus. Stava solo facendo una passeggiata per tornare a casa. Inutile dirvi che le toccò la stessa medesima sorte delle altre vittime della bestia. Pochi mesi dopo, un'altra ragazza di 24 anni, tale Madeleine Brusson, che stava tornando a casa da una serata al cinema, prende l'ultimo bus disponibile alle 23:15, diretto al distretto di Saint-Martin, dove appunto abitava. Casa sua però era un po' isolata dalla fermata del bus. Si accedeva percorrendo una piccola stradina sterrata con poca illuminazione e nessun'altra casa. Mentre camminava, Madeleine vide tra i cespugli una strana ombra, una strana sagoma, e capì immediatamente che si trattava di un uomo. La cosa più inquietante fu che questa sagoma la stava fissando, la stava scrutando nella notte. Lei accelerò il passo in preda alla paura, ma a pochi metri dall'uscio di casa venne aggredita e fermata, sbattuta a terra dall'uomo misterioso. I due hanno delle colluttazioni, lottano fra di loro. Lui cerca di svestirla, di molestarla, ma in qualche modo lei riesce a salvarsi, a liberarsi dalla sua morsa e ad allontanarlo da sé. Per la prima volta, una delle vittime della bestia nota un particolare direi più che rilevante. L'uomo indossava una maschera, probabilmente fatta di pelle. Afferma inoltre che secondo lei l'aggressore avrebbe potuto avere sui 40 anni. Non era chissà quanto alto, aveva uno strano accento irlandese e puzzava di muffa. In ogni caso, siamo adesso a quota 5 aggressioni, con abuso
e violenza estrema ai danni delle vittime. 5 donne, di età compresa tra i 15 e i 31 anni, tutte quante aggredite nello stesso modo, ma per fortuna anche 5 sopravvissute. Che cosa stava cercando la bestia del Jersey? Perché sempre ragazze giovani? O nel fiore della loro età era solo un folle malato, ossessionato da chissà quale feticcio? Oppure un freddo calcolatore? E il suo viso, perché mascherarlo? Era una sua tattica per non farsi scoprire? O provava vergogna, magari di se stesso? Queste domande però non erano nulla in confronto alla paura che la popolazione stava nutrendo per questo essere indicibile. E ancora, il peggio doveva arrivare. Fino a quel momento il futuro criminale seriale mascherato pareva si stesse in qualche modo allenando a compiere i suoi misfatti. Era goffo, impreparato e sconclusionato. Nonostante ogni singola aggressione, pareva essere stata premeditata nei minimi dettagli. Sceglieva la zona e la preda attentamente, studiandone il loro comportamento, la loro routine e la loro quotidianità. E questo è dimostrato proprio dall'ultima vittima e dal modo in cui la bestia tese l'agguato, scegliendo una casa isolata e nascosta. Ma nel 1960 ecco che decide di cambiare qualcosa, di compiere una vera e propria evoluzione nel suo modus operandi, stravolgendo così i suoi metodi classici. 14 febbraio 1960, distretto del Grand Vaux. Un ragazzino di soli 12 anni sta dormendo tranquillo nel letto della sua cameretta, ha la luce accesa perché ha paura del buio. Sta sognando, spensierato, e la sua vita sta trascorrendo indisturbata, quando all'improvviso, nel cuore della notte, apre gli occhi percependo qualcosa di strano. Davanti a lui, ai piedi del suo letto, si staglia un uomo inquietante mascherato che lo sta fissando. Il ragazzino non fa in tempo neanche a reagire o a urlare, e rimane immobile, pietrificato, credendo di star vivendo un incubo. Viene preso con la forza dall'aggressore, che gli tappa la bocca e lo porta con sé fuori dalla finestra della cameretta, alla quale aveva appoggiato una scala per entrarci. Lo trascina, come ha fatto con le altre vittime, in un campo agricolo isolato, e infine lo sevizia a di lui, e una volta finito lo riporta nella sua cameretta, nel suo letto, e se ne va come se nulla fosse successo. Il ragazzino, profondamente traumatizzato, non ebbe il coraggio di raccontare tutto ai suoi genitori la mattina seguente, ma sua madre notò comunque dei graffi sul suo viso e dei lividi sul suo corpo. Lo prese, lo portò dalla polizia, che lo interrogò, e lui finalmente testimoniò. Affermò che l'uomo nero, così lo chiamò, puzzava di muffa, indossava una maschera, un cappotto nero lungo, degli strani bracciali borchiati e, fatto abbastanza rilevante, una corda che teneva su i suoi pantaloni a mo' di cintura. Era stato cauto e non si era fatto scoprire da nessuno, il che lo rendeva ancora più temibile. Un solo mese dopo ritorna sui suoi passi e torna al vecchio modus operandi. Questa volta la povera sventurata aveva 25 anni e faceva l'hostess. Stava aspettando l'autobus a Portelé, nel distretto di Saint-Brélad, quando un uomo accostò con la sua macchina, tirò giù il finestrino e le chiese se volesse un passaggio per tornare a casa. Qui la bestia darà il meglio di sé in termini carismatici e manipolativi. Disse alla ragazza che lui fosse un medico, un rinomato chirurgo, e che doveva andare in città per recuperare sua moglie. La ragazza ingenuamente ci credette e salì sull'auto, ma ben presto si dovette ricredere. L'autista prese una strada isolata, lontano dalla città, in direzione, guarda un po', di un campo di grano. «Cosa stai facendo?» chiese lei, in preda al panico, ma non ottenne risposta. La macchina si fermò nel nulla. Lui uscì dall'autovettura, aprì la portiera passeggero e tirò fuori con forza la ragazza. «Ho cercato di resistergli, ma lui mi minacciò con un coltello. Fui legata e bendata e fui portata da qualche parte all'interno del campo. Lui fece di me ciò che voleva e una volta finito mi rimise in macchina nel sedile posteriore. Guidò per molte ore e si voltò spesso verso di me. Così io riuscii a vederlo in faccia. Poi accostò. Io urlai così forte da attirare l'attenzione di altri due uomini presenti nel parcheggio. Non so il perché, ma a quel punto fermò l'auto ed io riuscii a scappare. Fu questo che raccontò alle autorità quando fu rinvenuta in seguito a violenza
Se assurde, ma la bestia non era di certo sazia. Nello stesso mese dello stesso anno e quindi pochi giorni dopo l'ultimo evento raccontato, invaderà nuovamente una casa abitata. All'interno ci vivono Mary, 43enne, divorziata e con una figlia, Susan, 14enne. A mezzanotte esatta di quel giorno maledetto, il telefono squilla nell'abitazione isolata del distretto di San Martin. È al piano di sotto, così Mary si alza dal letto e scende le scale per rispondere. Ma quando alza la cornetta, nessuna risposta, soltanto un click. Dall'altra parte, l'interlocutore ha messo giù. Mary non se ne preoccupa così tanto, pensa che qualcuno abbia sbagliato numero o che sia semplicemente uno scherzo. Così prende e torna nel suo letto, torna a dormire. Pochi minuti dopo però viene nuovamente svegliata dall'abbaio del suo cane. Lei di nuovo si rialza, scende, va a controllare. Il cane abbaia e punta verso la cucina. Mary sente una strana sensazione, accende le luci ma non vanno, prende il telefono per chiamare la polizia ma è staccato. Così alla fine si fa coraggio, si avvicina alla cucina, ma proprio in quel momento viene aggredita dalla bestia del Jersey. Solito outfit, cappotto scuro, maschera in volto. La bestia blocca la donna e le chiede di darle tutti i soldi che ha in casa, minacciandola anche di ucciderla. Poi le lega braccia e gambe, ma grossolanamente. Il rumore e le urla e le grida svegliano la povera Susan, che si accinge a scendere le scale e chiede alla madre che cosa sia successo. Lei risponde prontamente e impone alla figlia di chiudersi in camera e di non aprire a nessuno e per nessun motivo. La ragazzina acconsente, corre in camera sua e si chiude al suo interno, ma la bestia non si ferma. Gradino dopo gradino si avvicina alla sua prossima vittima. Mary riesce in qualche modo a liberarsi in tutto questo marasma. Corre verso la porta sul retro, scappa da casa sua in cerca di aiuto, cercando di attirare l'attenzione dei suoi vicini, ma non ottiene alcun effetto. Nessuno è disposto ad aiutarla. Così corre verso il fienile, prende un grosso attrezzo da lavoro, probabilmente una zappa, e si rifionda in casa per soccorrere la figlia. Quando entra però non trova nessuno. Susan è sparita insieme all'aggressore. Il worst case si stava avverando. Mary perde completamente il controllo e torna all'esterno della casa urlando a squarciagola il nome della figlia per decine di minuti, che sembravano essere ore, finché dall'oscurità e in mezzo al campo di grano fa capolino la figura di Susan. Ha un'espressione terrorizzata in volto. Alcuni giorni dopo Susan affermò che l'uomo era riuscito effettivamente a entrare nella sua camera, che le aveva messo una corda al collo e che l'aveva trascinata fuori portandola nel campo. Le aveva addirittura chiesto che cosa lei preferisse tra l'essere uccisa o l'essere Inutile che vi dica come questa storia andò a finire. La bestia aveva appena compiuto la sua prima metamorfosi. Era più sicura di sé, più violenta, più manipolatrice. Si azzardava addirittura a parlare con le vittime. Non si limitava più ad aggredire le persone in luoghi pubblici. Ora entrava addirittura nelle loro case. Ed ecco che di nuovo, un mese dopo, quindi ad aprile del 1960, un'altra vittima, un'altra adolescente donna, si ritrovò di notte nella sua cameretta un uomo mascherato in piedi che la stava fissando. Questa volta però la ragazza non ci pensa due volte e urla, urla più che può, così tanto da spaventare la bestia e farla fuggire. Tre mesi dopo, a luglio dello stesso anno, ci riprova, ma questa volta con un bambino di 8 anni. Stessa dinamica, si intrufola nella sua casa attraverso una finestra, sempre di notte, ma questa volta il suo piano diabolico va a segno. Rapisce il bambino, lo porta fuori di casa, di lui e poi lo riporta nella sua cameretta. A questo punto la polizia dell'isola non poteva proprio rimanere immobile e indifferente davanti a tutto questo. Non poté fare altro che intensificare le indagini e prendere la situazione in mano. Identifica finalmente la bestia di Jersey come un potenziale serial killer, un most wanted, e inizia a indagare seriamente sul suo conto. Si stila così il primo profilo di questo individuo misterioso.
Fare il profiling di questo fantomatico boogeyman non è stata una roba semplice per le forze dell'ordine e i detective che avevano preso in mano il caso. In via del tutto preliminare, ipotizzarono che si trattasse di un uomo single, per via del fatto che scegliesse orari notturni. Si ipotizzò avesse tra i 40 e i 45 anni e che fosse alto non più di 1,70 m. Probabilmente era un lavoratore manovale, dato che i crimini venivano commessi durante il weekend e venivano utilizzati vari strumenti. Conosceva di certo bene l'isola di Jersey, sapeva come muoversi, conosceva bene le strade. Insomma, di certo non era un irlandese importato come lui voleva farsi credere, utilizzando quello strano accento. E infine era un tipo solitario, in quanto amasse e prediligesse luoghi isolati e case lontane dalla civiltà. La polizia inizia dunque a restringere il campo e seleziona addirittura 30 possibili sospettati che rispecchiassero questo profilo. Questi 30 verranno poi tutti interrogati, ma senza chissà quale esito positivo, uno solo fra loro riuscì a spiccare in mezzo a tutti gli altri. Alphonse Le Gastelois. Alphonse rispecchiava totalmente il profilo stilato dai detective e ben presto divenne il primo sospettato. Il suo nome apparve anche sui giornali e la popolazione dell'isola iniziò a pensare di aver scovato l'aggressore seriale e di tornare così finalmente libera dal terrore. Alphonse era nativo dell'isola, da padre e madre francesi. In gioventù studiò presso la scuola di Saint Martin, che ricordiamo essere uno dei luoghi preferiti del nostro amatissimo aggressore. Ha sempre vissuto da solo e non aveva famiglia. Era considerato un po' il matto del paese per i suoi modi di fare stravaganti, il suo modo di vestirsi. E come lavoro faceva il manovale e aggiustava barche e altri mezzi. Ma soprattutto amava fare passeggiate notturne con indosso un impermeabile nero. Addirittura teneva sui pantaloni con una corda anziché una cintura. Insomma, era davvero il candidato ideale per l'uomo mascherato. Alphonse non venne mai arrestato, ma nell'isola la voce cominciò a girare e il popolo lo etichettò effettivamente come la bestia del Jersey. E per molto tempo alcuni arrivarono addirittura a maltrattarlo, arrivarono a lanciargli dei sassi contro. Nessuno gli diede più un lavoro, nessuno lo accettava in casa, tutti lo schivavano, lo ripudiavano. La polizia gli perquise la casa per 12 volte in 12 mesi. Ma il culmine dell'odio e del pregiudizio dell'umanità venne raggiunto quando dei vandali appiccarono un incendio e diedero fuoco alla sua casa. Nel 1961, ormai stremato e ricordiamo mai accusato legalmente di aver commesso alcun crimine, decise di autoesiliarsi. Scappò dall'isola di Jersey e andò in un'isola vicina, disabitata, completamente disabitata, e lì ci vivrà per 15 anni come un eremita, ma anche come uomo libero e scagionato totalmente dall'essere l'aggressore che terrorizzava l'isola. E dico questo perché nel corso degli anni in cui Alphonse era in autoesilio ci furono altri casi di aggressioni riconducibili alla bestia. Nei primi mesi del 61, infatti, il mostro colpirà un altro ragazzo di 12 anni. Aprile 1961. Nello stesso mese in cui Yuri Gagarin venne spedito nello spazio dall'Unione Sovietica, Ray Charles dominava le classifiche e si iniziava a progettare la costruzione del muro di Berlino, la bestia del Jersey decide di fermarsi. Dopo aver sediato brutalmente l'ennesima ragazzina di 11 anni. Per ben 2 anni l'animale torna in letargo, forse per depistare i sospetti o per nascondersi nell'ombra, ma soprattutto per nascondersi da Scotland Yard, il corpo speciale investigativo londinese che si era finalmente attivata al caso della bestia. In particolare 2 agenti prendono in mano la situazione, ma ben presto si rendono conto che catturare il mostro sarebbe stato un'ardua impresa, dato che la polizia dell'isola era totalmente impreparata e non organizzata, non pronta, non competente. Passano dunque 6 settimane in cui non si fanno sviluppi interessanti e i 2 detective sono costretti ad arrendersi, ma non prima di aver aperto gli occhi alla polizia dell'isola, facendogli capire la gravità della questione. Il mostro doveva essere trovato e catturato. 1963.
distretto di San Xavier. La bestia torna ad attaccare, alzando nuovamente la posta in gioco. Un bambino di 9 anni viene rapito dalla sua cameretta e viene, come ormai tutte le vittime precedenti, abusato in un campo isolato. Un mese dopo, la stessa sorte cade sulla testa di un bambino di 11 anni. Il mostro non è intenzionato a fermarsi e ormai le sue prede ideali sono bambini, non più solo ragazzine o giovani adulte. 1964, distretto Trinity. Un'altra bambina, un'altra minore di 12 anni. Pochi mesi dopo, un'altra adolescente di 16. Stesse identiche modalità, stesso modus operandi. Siamo a quota 15 attacchi confermati. È codice rosso a Jersey. La popolazione trema. Scotland Yard non può rimanere ferma e manda un altro investigatore che, grazie alla testimonianza di uno dei bambini sopravvissuti, riesce a trovare l'impronta di una mano su una scena del crimine. Finalmente avevano il primo indizio, la prima prova concreta. Facendo un calco speciale, si riesce a evidenziare e catalogare le impronte digitali dell'aggressore. In più, il detective riesce a convincere i politici dell'isola a prendere le impronte digitali di tutti gli abitanti, ovviamente di sesso maschile, che andavano dai 14 ai 60 anni. Ma nonostante la maggioranza della popolazione avesse accettato di dare le proprie impronte digitali, non ci fu nessuna corrispondenza. E anche questo terzo detective dovette ritirarsi sconfitto dalla bestia. 1966, distretto Trinity. Margaret, una giovane ragazzina di 15 anni, stava tornando a casa dopo una serata in discoteca dove aveva festeggiato il suo compleanno. Ed era presto, non era notte fonda. Erano circa le 21 di sera quando venne aggredita, rapita e portata in un campo. La bestia del Jersey questa volta colloquiò molto con la sua preda. Le impose di stare zitta e di ascoltarlo. Le disse che una persona può morire in soli 5 minuti. E le impose di stare al suo macabro e violento gioco sadico. La ragazza riuscì comunque a scappare, rimanendo anch'essa sopravvissuta. Pochi giorni dopo, ecco che il mostro commette il suo primo passo falso. Forse inconsciamente voleva farsi catturare, forse voleva che qualcuno lo fermasse, forse si sentiva in colpa. Fatto sta che l'animale manda una lettera, molto sgrammaticata, alla polizia. Leggo testualmente: «Mio caro signore, penso che sia arrivato il momento di dirti che tutto ciò che ho fatto l'ho fatto consapevolmente e ricordati che non mi fermerò. Ma voglio essere gentile con te e darti una chance. Non ho mai avuto molto dalla vita, ma d'ora in poi mi prenderò tutto ciò che voglio. Ho sempre voluto commettere il crimine perfetto. L'ho già fatto, ma questa volta la luna splenderà luminosa a settembre e tutto sarà ancora più perfetto. Ti scriverò ancora e ti darò altri indizi per scovarmi, solo per vedere se riuscirai a prendermi». La lettera è agghiacciante e movimenta tutte le forze dell'ordine che si mettono alla caccia dell'uomo. Ma da quel momento in poi non arriveranno più lettere. Non succederà più nulla nemmeno a settembre. La bestia ci aveva ripensato? Era stato soltanto un momento di debolezza? O di sensi di colpa ad averlo portato a scrivere quella lettera? Per 4 anni scomparve nel nulla, diventando un'ombra, uno spettro che cammina tra i vivi. 1970. Un ragazzino di nome Mike, di 13 anni, che aveva appena superato un esame di ammissione per una scuola, va a letto alle ore 22 nella sua cameretta, ma in piena notte viene svegliato da una torcia puntata contro di lui. La bestia era tornata, di nuovo intrufolandosi dalla finestra di un'abitazione, di nuovo ai danni di un povero bambino. Lo prende di forza e lo porta nel campo, a di lui, e una volta finito cerca di accendersi una sigaretta, ma non trova più il suo pacchetto. Chiede al bambino di cercarlo per lui, mentre gioca nervoso con il suo zippo di metallo. Mike lo nota, riesce a notare questo particolare e lo cementifica nella sua testa. Nonostante tutto, Mike rimarrà comunque traumatizzato a lungo da questa orribile esperienza. 10 luglio 1971. Due agenti non in servizio vedono sfrecciare una macchina in lontananza. Senza pensarci due volte, saltano sulle loro automobili private e partono all'inseguimento dell'uomo, intimandoli di fermarsi e dicendogli che è la polizia che glielo sta ordinando. L'uomo misterioso però non accenna a fermarsi e continua a fuggire sempre più veloce con la sua auto. Passa semafori rossi,
taglia la strada. I due poliziotti pensarono che si trattasse di un ladro che avesse rubato una macchina e che avesse compiuto un crimine monetario, economico. Così avvisano la centrale, chiedono rinforzi e continuano l'inseguimento. Ad un certo punto la macchina del fuggitivo si schianta contro un ostacolo e finisce in panne. Viene accerchiata dai poliziotti che gli intimano di scendere dall'auto. L'uomo esce, ma subito si mette a correre. Per fortuna viene placcato da uno dei due poliziotti che lo blocca e lo manda al tappeto. Sin da subito i poliziotti notano i primi particolari agghiaccianti. L'uomo indossava un cappotto nero, rispecchiava pienamente il profilo della bestia, puzzava di muffa e, cosa ancora più scioccante, aveva nel taschino del cappotto una maschera di pelle. Viene subito immediatamente portato in caserma e interrogato. Si scopre che si chiama Edward John Lewis Paisnell, un muratore proveniente da una famiglia abbastanza benestante di contadini, 46enne, sposato ma non in buoni rapporti con la moglie e con una figlia e due figliastri. Era anche abbastanza conosciuto sull'isola come tuttofare e nessuno avrebbe mai sospettato di lui. Inizialmente lui nega ogni accusa, trovando scuse assurde come alibi e sull'origine degli oggetti che i poliziotti avevano trovato nelle sue tasche. Ma i detective non si scoraggiano, perquisiscono la sua abitazione e quello che trovano li lasciano a bocca aperta. Dietro una tenda rossa, neanche troppo nascosto, nella casa di Paisnell c'era un vero e proprio altarino sacrificale, oltre a una grandissima libreria piena zeppa di libri di stregoneria, magia nera, esoterismo e occultismo. Infine, un armadio. Le forze dell'ordine lo aprirono e scoprirono che al suo interno nascondeva una sorta di passaggio segreto verso una cantina, uno scantinato. I poliziotti, entrando in questo cunicolo, non poterono fare a meno di accorgersi del tanfo orribile di muffa che proveniva da questa abitazione. Ma si fecero coraggio, misero delle maschere e proseguirono con il viaggio, finché non trovarono dei strani indumenti, dei cappotti impermeabili neri, delle corde, dei pantaloni macchiati con quello che pareva essere liquido seminale. Ovviamente tutte queste cose verranno portate in laboratorio e analizzate. Non esisteva ancora il DNA, ma potevano confrontare per esempio il gruppo sanguigno, e così fecero. Ed effettivamente le tracce trovate sui pantaloni con le tracce trovate sulle vittime e sui vestiti delle vittime combaciavano. L'avevano preso. La bestia di Jersey era stata finalmente catturata e identificata. Edward Paisnell nasce nel maggio del 1925. I suoi genitori erano molto severi e rigidi con lui, in particolare il padre. Si pensa avesse molti fratelli e sorelle, anche se non è stato mai dichiarato con certezza. Fin da piccolo Edward era un tipo solitario, non aveva molti amici e amava giocare da solo. Era però anche un ottimo studente, diligente ed educato. Parteciperà alla Seconda Guerra Mondiale quando avrà 20 anni. Finita la guerra, Edward inizia a interessarsi alle donne e si fidanza con una ragazza più grande di lui, molto più grande di lui. La storia d'amore durerà poco e subito dopo si rifidanzerà e successivamente sposerà nel 1950 con un'altra donna di origini irlandesi, di 6 anni più vecchia di lui. Per un periodo più o meno lungo si trasferì con lei nel sud del Galles, dove apprese la lingua e maturò con lo strano accento di cui le vittime sentivano parlare. Per mantenere la famiglia inizia a lavorare come minatore nelle miniere gallesi e in questo periodo nasce il suo primo figlio. Nel 1957 si infortunia e decide di tornare nella sua amatissima isola d'origine. La moglie lo inganna, lo spinge ad andarsene, ma non appena Edward lo fa, lei chiede il divorzio, accusando l'ex marito di abbandono del tetto familiare, e lo otterrà. Arrivato sull'isola, Edward va ad abitare con i genitori e proprio in questo periodo, quindi dopo essere stato lasciato dalla moglie ed essere tornato sull'isola, inizia a perpetuare i suoi crimini. Durante una serata in un bar origlia da due tizi che erano al bancone di una serata particolare in un orfanotrofio, dove per beneficenza si sarebbero messi a cantare delle canzoni. Edward, per qualche strano motivo, coglie la palla al balzo e ci va con loro. Dopo lo spettacolo conoscerà Joan Walden, una donna divorziata già madre di due figli, che gestiva l'orfanotrofio
e ne era in possesso. Edward si offre di aiutarla con i bambini, interpretando addirittura il ruolo di Babbo Natale. La donna accetta felice ed Edward inizia a collaborare con lei. I bambini lo adorano, o almeno apparentemente. Lo chiamano zio Ted. Lui pare essere estremamente rispettoso nei loro confronti e svolge il suo ruolo alla perfezione. O almeno così si pensava. I bambini all'epoca erano troppo immaturi e troppo impauriti, soli, per dire che zio Ted, il loro Babbo Natale che gli voleva così tanto bene, in realtà abusasse di loro di nascosto. Ma una volta cresciuti, molti di loro denunciarono Edward Paisnell, raccontando i soprusi che erano stati costretti a subire. Intanto però la donna si innamora di Edward, vedendolo come una specie di angelo protettore dei suoi bambini orfani, e lo sposa nel luglio del 1959. Ignara totalmente dei crimini che nel frattempo Edward stava compiendo. Gli anni passano e nonostante la famiglia Paisnell dall'esterno sembra perfetta, le cose non vanno molto bene. La coppia fa sesso molto raramente, o meglio, la donna non si concede ad Edward, in quanto dice che era troppo violento. Come se non bastasse, Edward sfoga la sua rabbia e la sua frustrazione incontrollata all'interno della casa, in famiglia, anche nel quotidiano. Inizia a diventare manesco, irruento con la moglie e con i figliastri. Nonostante tutto però, Joan Walden rimane incinta di Edward, ma il figlio, 9 mesi dopo, nasce deformato e disabile. Edward non ci vede più dalla rabbia, maledice il fato, imprecando e affermando che questa era una maledizione che era stata scagliata contro la sua famiglia e i suoi antenati. Afferma anche che tutti i suoi antenati erano degli abusatori seriali, degli aggressori. La donna si spaventa ovviamente e si separa da lui, pur vivendo ancora sotto lo stesso tetto. Edward infatti si rifugierà in una stanza, separata e con ingresso indipendente, ma comunque sotto lo stesso tetto. E sarà lì che inizierà a ossessionarsi con l'esoterismo, con l'occultismo e la magia nera. Addirittura sappiamo che tentò svariate volte di evocare dei demoni nel suo altarino sacrificale. In ogni caso, la moglie non sospetterà mai nulla di lui e dei suoi crimini, in quanto Edward era solito anche uscire di notte da solo per andare a pescare o per fare i suoi lavori. Non aveva quindi motivo di dubitare di lui fino a questo punto. Nell'ultimo periodo di libertà, prima di essere arrestato, Edward conobbe un'altra donna, sempre molto più grande di lui, questa volta di 43 anni, con cui iniziò una sorta di relazione romantica, ma che non venne mai approfondita più di tanto. Ed è così che finisce qui la storia di Edward Paisnell, la bestia del Jersey.